Buongiorno amici, eccomi ancora una volta a cercare di fare un discorso con voi relativamente alla chiusura del pronto soccorso dell'ospedale di Codogno. Molti di voi avranno visto che ieri sera su Rete 4, fuori dal coro, è stato trattato questo argomento con i tempi purtroppo che sono quelli televisivi, quindi in modo molto velocemente e sbrigativo, anche se li ringraziamo comunque per l'attenzione prestata. Volevo sottolineare ancora alcune cose. Io sono il portavoce di tutto il personale medico e paramedico che lavora all'interno del pronto soccorso, ma soprattutto di tutta la cittadinanza che sta vivendo questo disagio. Io capisco, tutti noi capiamo l'esigenza di concentrare tutte le potenzialità, sia in fatto di personale, in fatto di strutture al pronto soccorso dell'ospedale di Lodi, ma abbiamo, ahimè, anche la consapevolezza e molti di voi l'hanno verificato dell'importanza di avere un pronto soccorso aperto perché tutte le altre patologie purtroppo non vanno in ferie. Gli attacchi di cuore, gli attacchi di ischemici, le crisi ipertensive, i diabetici scompensati, piccoli e grandi incidenti domestici, gli incidenti stradali hanno la necessità per avere una buona risoluzione di essere trattati tempestivamente e non possiamo permetterci di perdere del tempo nell'andare a cercare un pronto soccorso aperto che possa essere quello di Lodi, piuttosto quello di Crema o quello di Cremona, se non addirittura quello di Milano. Abbiamo la necessità vera di avere il nostro pronto soccorso funzionale. Quindi facciamo in modo di avere delle indicazioni precise sulla sua riapertura e soprattutto facciamo in modo che la nostra città, diventata, ahimè, simbolo dell'inizio di questa brutta pandemia, diventi anche simbolo di una nuova, meglio ritrovata sanità italiana, una sanità non inginocchiata alla politica, non accattivante soltanto per alcuni giochetti di potere, ma diventi una sanità veramente a favore di tutta la cittadinanza. Vi prego, ve lo chiediamo.